Buongiorno Italia, sì lo so, sono brutto senza la virilità, ma... Io devo dire dove abitiamo oggi. Bam! Acà! Fuori da un cimitero. Perché? Tu ti chiederai come mai qui, no? E come mai mi sono fatto la barba? La barba perché mi dava fastidio. Come mai qui? Perché devo andare dai sindacati, occhio che c'è anche vento, spostiamoci di qua, a dargli la loro parte, diciamo, per il TFR che mi è arrivato del vecchio lavoro, no? Cioè già la mia buona parte l'ho data allo Stato, no? Perché trattenute questo e quell'altro sono 5.000 euro che io ho regalato allo Stato. Quindi sì, stai a guardare tanto i consumi, no? A prenderti l'acqua nel distributore per pagarla meno, questo e quell'altro, le offerte, eccetera, e poi ci dai 5.000 euro allo Stato. 10 milioni a casa mia, a casa tua magari sono 5.000 euro, da me sono 10 milioni. Vabbè, in più ci sarà anche i 100 euro da pagare per i sindacati e la loro percentuale dell'avvocato e tutto quanto, quindi della serie, sì, mi resta un pugno di mosche, non so, porca troia, in più non posso neanche ridere perché mi manca ancora la capsula del dente. Resta però che tra quello che io avevo risparmiato e quello che mi è arrivato adesso, io avrei anche i soldini per prendermi un bel camperino. L'unica cosa, ne parlavo anche con il tu che è passato a trovarmi ieri, no? Che camper prendo? Io ho guardato veramente dappertutto, ne ho visti a migliaia su Subito, ma anche camion, furgonati, camper americani, ho guardato veramente di tutto, però io, cioè, non è che sia innamorato del mio, ma meglio del mio non ne trovo per il tipo di vita che voglio fare, per i giri che faccio io, perché te l'ho già detto tante volte e te lo riassumo brevemente, molto brevemente. Il mio è 5,40 m e il problema non è muoversi, non è la lunghezza che è il problema, non è il muoversi il problema, è la lunghezza, il problema sono i parcheggi. Dove vado io con tutte le cose che faccio io di tutti i tipi, 5,40 m già a volte, raramente può essere un problema. Figurati 6 metri, 6 metri e mezzo, 7, quindi la lunghezza, la disposizione, io in camper ci vivo, cioè per me sta disposizione, cioè tutti quelli che entrano dicono porca puttana, veramente ti lascia, no? Perché un conto è vederlo anche in video, poi dal vero è veramente un bel camperino. Bombolone GPL, per tutti i servizi pago 60 centesimi al litro ricaricandomi al distributore. Il motore non ha bisogno praticamente di manutenzioni, tagliandi te li fai a casa, va avanti anche olio di semi a 90 centesimi al litro e tutti gli accessori che ci ho montato su, dal frigo ultimissimo modello ai mega pannelli solari, all'inverter di marca, e tutte le ciabatte, le robe artigianali che ho fatto fare dal falegname, cioè, anche se lo vendo, non so, io pensavo se lo vendo minimo 10.000, adesso come è preso adesso, con tutti i restauri che ha fatto e tutti gli accessori che ha su, però anche se lo vendo, cioè, cosa faccio dopo? Devo. Che cacchio di camper prendo? Cioè, non c'è più niente, no? Che mi fa vivere così sereno come questo. Perché meno spendi e meno hai non tanto la necessità di andare a lavorare, ma meno hai l'ansia, no? Di essere con l'acqua alla gola, no? Perché non sei mai con l'acqua alla gola qua. Cioè, io è vero sì che adesso faccio i lavoretti in proprio, eccetera, ma ne sto facendo veramente pochi. Perché? Perché non hai bisogno, cioè. Così bella la vita, porco cane. Vabbè, comunque no, se un giorno salterà fuori un qualcosa di strano, magari un bel camper americano, magari là ci penso, faccio la patente C, un qualcosa di 6 metri organizzato bene, potrei anche starci, insomma, vediamo, vediamo. Magari un camper americano che va a GPL, ovviamente. Da vedere anche lì i costi, i consumi e tutto quanto. Insomma, io adesso non ne so niente, sono cose che sto solo ipotizzando. Certo, non mi voglio muovere con la fretta, così come non mi sono mosso con la fretta con questo camper. L'ho cercato parecchio e l'ho trovato, era preso male, però avevo già visto, ho detto ok, no, sei tu, ti metto a posto e sei tu quello giusto. E così è stato. E stessa cosa per quello nuovo. Poi metti, ne trovo anche uno carino, no? Metti i ipotesi, no? Da, non so, 20 o 30 mila euro trattabili. Sai i soldi che devo spenderci su dopo? Cioè, rifare il discorso dell'impianto elettrico con super inverter, ciabatte, i pannelli. Dopo dovrei montare il bombolone, là sono minimo 1000 euro, se ci sta, dopo bisogna trovare anche un camper che ci stia il bombolone. Non è facile, cioè, se uno ha le idee chiare di quello che vuole, veramente non è facile.
Cosa fa sto CP? Mangia l'erba sto CP. Quindi che te devo dire? È un po' come se ti innamori della ragazza della tua vita, no? Che risponde a tutte le tue esigenze, no? Punto per punto, sotto ogni aspetto. E dopo, per motivi X, no, devi cambiarla. E dici, ma cazzo, cioè, se non trovo niente di meglio, non so, forse se come esempio non era proprio calzante, calzante, però insomma, dai. Aspetta che non devo ridere perché mi manca ancora sta cazzo di capsula che devo ancora montarmi, porca miseria. Sarebbe facile se io fossi un bravissimo falegname e un maghetto del fai da te, diciamo, allora lì sì mi allestirei un camper, prenderei magari una specie di scuola busum, qualcosa del genere, tipo sui 6 metri, eccetera, da fare una bella roba come dico io, con gli interni come dico io, la disposizione come dico io, e il bombolone, i mega pannelli e tutto quello che ci va dietro. Beh, dai, non voglio annoiarti con questi discorsi, adesso passeremo alla prossima avventura. Adesso volevo emigrare un pochino, un weekend, non so dove ancora, ok? Però neanche non voglio restare qui in zona. E devo trovarmi con Michele, ma il Michele questa settimana, fine settimana non può, per parlare del viaggetto da fare in Grecia. Grecia come destinazione ipotetica, perché il viaggio deve essere una sorta per me di vivere nel mondo, quindi non un muovermi, perché diventa comunque una cosa da fare, in qualche modo è stressante, in qualche modo è impegnativo, no? Quindi per cui io ho detto, ok, prefissiamoci la Grecia con tutti i posti da passare, poi vediamo man mano, no, su internet cosa c'è da visitare, eccetera. Però se non ci arriviamo, chi se ne frega, insomma, ecco.